corruzione internazionale. È questa l'ipotesi di reato per la quale la Procura di Milano ha messo sotto inchiesta l'attuale amministratore delegato dell'Eni, Claudio Descalzi. Come conferma anche la stessa Eni, Descalzi è indagato in relazione a una concessione petrolifera in Nigeria per la quale sarebbe stata pagata nel 2011 una maxi tangente. Un'inchiesta giudiziaria che viaggia tra Milano e Londra. La Corte della Capitale inglese, su richiesta della Procura meneghina, avrebbe già disposto un sequestro preventivo di ben 190 milioni di dollari a un intermediario nigeriano. Per la stessa vicenda, insieme a Descalzi, risultano indagati anche il nuovo capo della divisione esplorazioni, Roberto Casula, Paolo Scaroni, ex numero uno del gruppo, nonché uno degli uomini più controversi della finanza italiana degli ultimi 20 anni, Luigi Bisignani. Il nome del faccendiere ed ex giornalista milanese, secondo la Procura di Milano, sarebbe legato a doppio filo proprio all'ex numero uno di Eni, Scaroni. Il legame tra i due in questa vicenda di tangenti emergerebbe dalle intercettazioni raccolte 4 anni fa nell'inchiesta del 2010 dei PM di Napoli Harry John Woodcock e Francesco Curcio sulla cosiddetta P4. Bisignani avrebbe fatto da mediatore per l'ottenimento di una concessione per lo sfruttamento di un immenso campo di riserve petrolifere tra l'ex ministro del petrolio nigeriano e i vertici dell'Eni di allora, compresi Scaroni e Descalzi, che all'epoca dei fatti guidava la divisione Oil and Gas del gruppo. Concessione per la quale il cane a 6 zampe avrebbe pagato, secondo gli inquirenti, una mega tangente da oltre 200 milioni di dollari. Intanto l'Eni, in una nota, afferma la sua estraneità da qualsiasi condotta illecita in relazione, si legge, all'indagine della Procura di Milano, assicurando massima collaborazione con la magistratura e auspicando che la correttezza del proprio operato emergerà nel corso delle indagini.